Oggi siamo qua con la nonna Maria. Cara, che ora ti fai male, eh? No. E ci farà? Che ci cucini? Totani ripieni. Totani ripieni. Quanti totani servono? Due a testa ci vogliono. Due totani a testa? Quanti siamo? Siamo 5. 10 totani. Poi che serve? Serve il pieno. Che è il pieno? Il ripieno. E come si fa il ripieno? Vendere. E si chiamino. Cosa sono quelli? I baffi dei totani. I baffi dei totani. I baffi dei totani. E poi si dridano. E si dridano. Poi ci si mette il pane mollato nel latte, appena grattato, però ci ho messo il latte dentro. Sempre il latte ci va. E chi è vegano e non vuole il latte? E ci mette l'acqua. Ah. Non sa di nulla, insomma. Quindi, vegani che vogliono mangiare, totani ripieni, gli metti l'acqua. Come se i totani fossero... Aspetta, non avevo... vegani. Belli freschi, c'è una mucciolina dentro. Rena, per chi non lo sapesse, sabbia. È la sabbia. Traduzione istantanea. Si mettono in un recipiente. Mi raccomando, fatevi venire l'attrito reumatoide per strizzare. Fai vedere la mano. Sì, com'è. Mi faccio vedere la mano. Vedi, qua. Lo strizzi meglio, no? È bella e pronta. Bella e piegata, no? Quanto pane ci vuole? Io ne ho messo due panini. Due panini, quindi quanti grammi a caso? Sarà netto. Netto di pane per 5 totani. Netto e mezzo. No, per 10 totani. Sarà anche netto e mezzo. Ti faccio vedere il totani. Quanto latte? Deve esserci pieno, eh? È un carico di pane. Per i vegani acqua naturale. Che è quello lì? Questo è... lui si chiama Pecorino, ma è Timo. Timo. Timo è anche un personaggio di LOL. Sì? Sì, sì, sta sulle palle a tutti. Come si chiama lui, quello lì? Pecorino. Pecorino? Quindi, ripetiamo. Timo, prezzemolo. Poi dobbiamo mettere parmigiano. Per i vegani? Per i vegani il formaggio non è. Mettiamo il tartufo. Se non abbiamo il tartufo che la fare. Mi sembra una cosa, una svizzera. No, quello è tofu, non tartufo. Tofu, ecco. Tartufo, sì. Tofu. Non credo che il tofu faccia da parmigiano, eh. Non è niente, no. E i vegani come fanno senza uova? Ma le uova ne mangiano. No, i vegani no. E le mangiano? Nulla mangiano i vegani. Guarda con che maestria si spaccano le uova. Io che mi tocca sempre prendere un bicchiere perché non mi riesce a fare così. Guarda, ma è così sul tavolino. No, è così sul tavolo. Oh. Quindi 4 uova. Grazie. I vegani saranno già a sto punto. Il broncino. Già tritato. Non tanto, perché la tavola. Metti. No, è così ti si versa tutto. Metti la mano. La mano lo bagna. E allora la faccio io, dammi qui, quanto sì. Ce ne vuoi? Tieni. Pochino. Tieni.
poco. Così? Sì, no? Basta, basta. Anche troppo, forse anche troppo. La terra sta attaccata alla mano. Così? Ah. Un po' pochino. Basta. Aspetta, facciamo vedere. Basta? Sì, sì. E questo che ci faccio? Me lo lecco. Ti do via. Ah, gli è tutto. Ah! Ah! Ah, no, sto bene, sto bene. Fa bene allo stomaco il peperoncino, sapevi? Sì. Dicono che faccio male a chi soffre di stomaco, invece no. Ah, vero? Ma sì, l'ho studiato, perché io studio queste cose. Visto, si imparano cose nuove col video. Quindi chi soffre di gastrite può mangiare il peperoncino, molti nutrizionisti ignoranti dicono di no. Perché sono ignoranti, non sono come me. E invece no, è protettivo per lo stomaco. Anche se no mi bruci in tutte le budelle. Allora, tanto lo giro io. Io detta. Non c'è forza. Non porta. Una mano sola però. E ora ci mettiamo? Metto il parmigiano. Parmigiano come? Reggiano. Reggiano, perché il padano ci fa cagare. Della Lega Nord. Poi è troppo morbido, ci si mette un po' il pane grattato. Ha mollato anche quello? No, così, se no troppo. Mi brucia tutta la lingua. Troppo morbido, vedi? Quindi se è troppo morbido, ci aggiungiamo il pan grattato. Questo i vegani lo possono mangiare. Pan grattato? Sì. Miscola. Non mi ricordo come sta la cantilena. Guarda l'albero azzurro. Va bene? Sì. Lo assaggio come faccio con le torte o fa male? Assaggio. Si può assaggiare? Assaggio se è sciocco. Assaggio, ormai. Sento nulla di tutta la bocca bruciata. Allora, una volta fatto il ripieno bisogna riempire, come vedete sono fatta apposta. Ci vogliono gli stecchini? Ah già, sì, gli stecchini. Quindi mi raccomando, ecco i vegani, no, qui come devono fare? Questo non so io i vegani. È un pesce, scappa. Un pesce. Bene, allora facci vedere la tecnica di chiusura. Sì, aspetta, vengo di qua che. Quindi va riempito tutto. Qui si chiude. Ci va, facciamo con le mani. Fallo con le mani, tanto che vuoi che ti veda. Non è che si lecca come le cose? No. No, come le buste, no? No? Ecco, tecnica di chiusura. Chiuderà. Non riesce. Io non so fa, quindi se mi insegni. Ecco. Così? Semplice così? Sì. Tutto lì, era difficile tanto, chiudili. Tutto lì. No, vi faccio vedere come si fa. Allora, si prende un fogano. Si soffia dentro per farlo. No, soffia no. Con le mani, si tira giù. Così, no? Come quando volete far vomitare uno. Ficcate le dita. Poi scivola naturalmente che è un pesce. Strizzo bene che faccio. Lo strizzo così? Quando è in fondo. Lo spezzo. No, in fondo non deve strizzare, è strizzato in cima che va in giù pieno. Andate, non c'è mica andare. No? Sì. Se ci soffio? No, dai. Si gonfia come un palloncino, no? va bene così o ce ne metto un altro po'? Metti tempo in un pelino. Ora mi chiude la testa.
Mi prende la testa. Ah, chiudi. Come si vede? Lo secchino. Faccio così. Che fai lì a rovescio? Faccio così. Ora che i totali sono belli ripieni, che si fa? Si mette a rosolà? Con l'olio. Si prende una bella pentola ovale. Chi c'ha la pentola così? La biga tonda. La padella non va bene. Tipo io ho la fortezza. Io ho la fortezza. Allora fighi una padella. Finito l'olio, come si fa? Olio come? Olio d'oliva. Perché l'olio d'oliva è ricco di antiossidanti. Questo ve lo dico io che sono nutrizionista, c'è l'olio pureina e oleuropeina. È una molecola che fa l'oleuropureina, hanno scoperto che ritarda gli effetti di malattie degenerative come l'Alzheimer e il Parkinson. Non lo sapevi di questa cosa qui, io sì la sapevo. Non ti dico come l'hanno fatto gli esperimenti, perché sennò i vegani si arrabbiano. Hanno preso dei topi, hanno iniettato, cioè l'hanno modificati geneticamente per vedere, cioè fargli attivare la malattia Alzheimer e Parkinson. E poi hanno fatto una dieta con l'olio per vedere se succedeva qualcosa. E hanno visto che ritardava l'effetto della malattia. Con l'olio? Con l'olio d'oliva, extravergine d'oliva. All'aglio a cosa serve? Serve? Per far soffritto. Quindi olio, aglio. No, aglio mi sono fatto male, l'aglio. Prezzemolo. Due fogliette di salame? Salvia. Ah. Prendiamo la salvia, dove? Non siamo mica come voi poveri delle città, abbiamo tutto. Una sciacquata, no? No, è pulito. È cresciuto qui, è pulito. Non gli si danno gli intrusi. No, è pesce. Non ci si brucia a fare quel lavoro lì? No. Non c'è più anni. E ora che si fa? Si va. Si aspetta. Aspetta che siano rosolati. Eccoci, ora, una volta che sono belli soffritti, come si capisce quando sono soffritti? Quando vedete che sono tra un po' pronti, ci mettete, qui si dice odori, in realtà. Odoratura si dice qui in Versilia, ma in realtà sono che il prezzemolo e la salvia, che era quello che abbiamo tritato prima. Dovete sapere che io, quando ho dovuto fare un l'HACCP dei tordelli, che mi sono fatto dalla ricetta da loro, mi hanno fatto scrivere odori, perché hanno detto sì, scrivi italiano odori. Sono andato a consegnare il progetto a HACCP e mi fanno: guarda che odori è dialetto. Ho avuto fortuna che la professoressa è di Seravezza, e quindi le mangia anche i tordelli, e se no mi dicono: e so gli odori. Sapeva, no? Sapeva, sì, però se non era di Seravezza. Ora ci mettiamo il pomodoro, vedete, ce l'ha già messa, perché non aspetta. Quanta pomarola ci vuole? Allungata con acqua. Una sciambrottata, qui si dice sciambrottata. Sciambrottata è dialetto, no? Siamo esagerati, abbiamo voluti far troppi. E poi la ti compro su Amazon una pentola gigante. Tanto tra un po' è il tuo compleanno. E faccio anche il ricordo. Sì, tra un po' è il tuo compleanno, no? Per il compleanno della Marie si fa tutti una festa. Te ci viene il tuo compleanno? No. No. Si fa una festa senza la Marie. Che?
Valentino di Dado. Dado? Ma il dado è tratto, dado. Come disse Giulio, era Giulio Cesare, sì, il dado è tratto. Per me è il mio favorito. Quanto ci sei messo? Un paletto. Un intero tritato. Un pezzetto in qua e in là, mi raccomando, Lasciate una mezz'ora a cuocere, eccoli qua, i totani ripieni della nonna Maria. Se volete vedere altri video ricetta della nonna Maria, il video deve raggiungere 200 mi piace. Va bene? Ti bastino? Cosa fai la prossima volta? Boh. Facciamo prossima volta se si raggiunge 200 like.